Bella raga, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! Master Duel con un video news molto veloce. Hanno annunciato la banned per il Festival Rarity e adesso andremo a vedere le carte che hanno toccato. Ma prima di tutto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like per supportare la serie. Inoltre andatemi a seguire su Instagram, mi trovate come Bastardo7, lì potete chiedermi consigli e chiarimenti su carte e deck. Allora, iniziamo con le proibite. Io sono andato su filtri, ho messo solamente comuni e rare e poi ho messo proibito. Ovviamente, stando nell'evento, mi dice le carte sono bandite. Come vedete, c'è il Signore della Monnezza, è stato bandito. Poi troviamo la Gioia Dado, il Curifotonico. Poi troviamo l'Infermiera, quella che inverte il guadagno con la perdita dei life points. Il Cavaliere Alsam. Goku En match malvagio, giustamente perché lui in end si spacca e ci infligge danno. Kutsaki gigante, rip. Geroglifico litografo, perché questa qua ci faceva pagare 1000 life points, quindi veniva utilizzata nei deck suicide. Designatore dell'abisso. Salta fuori artista amico. Velo bianco, giustamente perché quando il mostro combatte l'avversario non può attivare magia trappola fino a fine damage step, quindi tanta roba. Estinzione programmata. Pagavamo 2000 life points. Esplosione segreta, ovviamente danno da barn. Designatore del loto rosso. Ugualmente pagavamo 2000. Hanno bandito praticamente tutte le carte che ci fanno pagare molti life points. Distruzione del destino. Ondata galattica. Catena di energia. Banchetto dei milioni. Brutta reazione a Simochi, esplosione a catena, pescata distruttiva e infine il pugno fortunato. Passiamo adesso alle semi limitate, troviamo Rafion a 2, quindi volendo i signori del tempo si possono giocare. Maga armonizzante, psi riflettore, maestro spettro corpo, crocione, oh attenzione! Il betoniera sta a 2, quindi volendo si può giocare. Sta a 2. Megalith si può giocare volendo, perché tanto anche con 2 facciamo il bordello. Io ci ho fatto una profile, se volete andatevela a vedere, sta sul canale. Dragolich della notte. Zolga il profeta. Serafino scettro. Draia 3. Draia 3 hanno semilimitato. Titolo Draco. Controllo della mente a 2. Lama psichica a 2. E infine collasso magico a 2. Passiamo poi alle limitate. Troviamo Minchion, come lo chiamo io. Poi troviamo Megalito full, purtroppo sta 1. Quindi questo qua fa molto male al deck Megalith. Vabbè, altre carte inutili che non leggo. No, il ricognitore planetario a 1. Greve, questo qua è greve, raga. Questa ragazzo era l'unica terraforming usabile nell'evento. Quindi sta 1. Troviamo pure Vishuda 1, giustamente perché Vishuda era molto forte. Scudo specchio lunare, e beh anche questa era veramente sgravata in questo evento. Bastava mettergliela a qualsiasi mostro e diventava invincibile. Vabbè, Arpa 1. Utgard Boss Generator. Re Supremo Drago Oscuro. Sindrome Serpente Oscuro, questa qua è quella che infligge danno. Bombardamento delle rovine. Perché alla fine questa qua infliggeva 3000 danni. Bottone dell'autodistruzione. Vento fatato a 1. Esplosione della sfortuna. Attacco furtivo marino. Grosso. E battaglia spirale fantasmatica. Queste qua stanno a 1, ma le altre non l'hanno toccate. Quindi il Fantasma Spiral è giocabile, raga. Certo, non ci avrà la stessa consistenza, però comunque è giocabile, dai. Alla fine è un buon deck. Pugni del tennis senza rivali, giustamente perché questa qui è un giudizio solenne gratis se abbiamo un mostro normale. Fuoco di ritorno perché fa danno da barn. E infine Apocalypse True Draco, che sta a 1 perché giustamente è molto forte. Ok, e questa era la banned dell'evento. L'evento ancora non è giocabile, hanno solamente fatto uscire la banned, penso per far preparare i giocatori. E devo dire che sono contento che è uscita la banned, perché adesso almeno mi metto al lavoro su altri deck. Alcuni sono già pronti, datemi tempo 1 o 2 giorni e ve li sforno.
Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, mi trovate come Bastardo7 e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, let's go!